Buongiorno e benvenuti al mio canale. Oggi vedremo una delle tantissime cose che possono essere fatte con Canva. Canva è un'applicazione online di progettazione grafica. Praticamente sono infinite le cose che possono essere fatte con Canva. Qui basta andare su progetti grafici e si vede tutte quelle cose che possono essere fatte. Per accedere a Canva si va su Iscriviti gratuitamente, si clicca qua e si può accedere con Google, con l'account Google, con Facebook, con il credenziale Facebook, oppure semplicemente indicando un indirizzo email e quindi con una password. Ovviamente non si spende niente per accedere, per iscriversi. Quando si è fatto l'iscrizione si fa l'accesso. Io mi sono già iscritto da diversi anni. Questo è Canva, questa è la home page di Canva. Questa è la home page di Canva gratuito, ma c'è anche Canva Pro. Si può provare anche gratuitamente, almeno oggi. Si va su Prova Canva Pro, si clicca sopra. Come vedete, solo per oggi, prova gratuita per 30 giorni, puoi annullare in qualsiasi momento. Il 6 ottobre ti invieremo un promemoria di 7 giorni, quindi diciamo così l'abbonamento decorrerebbe dal 13 ottobre se io mi iscrivessi gratuitamente, ma vi voglio far vedere come si procede anche con l'account gratuito. Nella fattispecie, come si va a creare una presentazione di foto. Adesso magari uno è tornato dalle vacanze e quindi magari ha delle immagini con cui vuole creare un video di presentazione, cioè queste immagini che si ripetono una dopo l'altra. Si va semplicemente su Crea un progetto, vedete, si clicca sopra e si può cercare il progetto che si vuole creare. Vedete, qui c'è già presentazione 1920x1080 pixel, ma se non si vedesse si digita presentazione, naturalmente si vede subito la presentazione a 4 terzi, 1024x768 a 16 noni, oppure guardate le presentazioni che ci sono. Questa cosa scegliamo presentazione 16 noni, quindi si clicca sopra e si aprirà un progetto per la presentazione 16 noni. Questo è il progetto. Ci sono vari preset dei progetti già predisposti. Vedete, questo è storico, vintage. Guardate quante categorie di progetti predisposti già per le presentazioni. Ovviamente noi faremo una presentazione partendo da zero, quindi per fare una presentazione partendo da zero dobbiamo caricare le immagini, le nostre immagini. Per caricare le nostre immagini andiamo su qui sulla sinistra, su Caricamenti, e qui si caricano le nostre immagini. Come vedete si possono caricare immagini, video, si possono caricare anche audio. Carichiamo immagini, per caricare immagini si va su Carica File, si apre Esplora File di Windows, se avete Windows, si selezionano magari alcune immagini, per esempio queste qua, si va su Apri e verranno aggiunte sui miei caricamenti. Vedete? Queste sono tutte le immagini che ho caricato, che posso utilizzare nei miei progetti. Come si fa a creare una presentazione? Semplicemente si prende per un'immagine, che so questa, e si trascina nella timeline. Vedete? Possiamo aggiungere una seconda pagina qua, ecco fatto, e possiamo anche aggiungere una terza pagina qui e così via. Possiamo continuare. Andando su durata, come vedete, si può vedere la durata di ciascuna immagine. In questo caso è di 5 secondi, a noi ci interessa magari un po' meno. Facciamo 2 secondi per ogni immagine. Si clicca sopra, sposta 2 secondi, più o meno. Aggiungiamo altre immagini. Possiamo semplicemente andare sul più qua e per poi inserire un'immagine. L'immagine poi si ridimensiona a 2 secondi come durata, si sceglie un'altra immagine e così via. Si continua fino a che non si è raggiunto magari tutte le immagini che si vogliono aggiungere. Qui ho sbagliato, ho cliccato su qua per annullare. Si aggiunge qua. Se non fosse perfettamente inserita, si può naturalmente ridimensionare. Ecco, non ci ha trovate anche troppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possiamo andare su questo strumento qua del Play. Si va sul play e si visualizzeranno le immagini una dietro l'altra. Chiaramente bisogna portare l'indicatore di posizione all'inizio. Questa prima immagine dura 2 secondi, la seconda immagine dura sempre 2 secondi e così via. E questa è già una presentazione piuttosto buona. Possiamo mettere anche il titolo della presentazione. Si va sul testo, aggiungo un'intestazione e l'intestazione può essere aggiunta sia qua sia lì. In questo caso eliminiamola. Andiamo qua, aggiungiamola prima delle foto, quindi si prende e si aggiunge prima delle foto qui, in questo punto. Ecco che
Intestazione, facciamo durare sempre 2 secondi, ci si fa solo un doppio clic e si mette ad esempio il titolo, foto delle vacanze, seleziona, si va qui in alto e si sceglie ad esempio il colore, facciamo un rosso, no, io ho sbagliato, ho selezionato soltanto una parte, non c'è problema, si può anche cambiare fonte, si può anche cambiare posizione, scegliamo ad esempio un altro font, che so, Horizon. In questo caso va su 2 righe, allora si diminuisce la dimensione. Ecco fatto. E adesso torna su 1 riga. E quindi questa è l'intestazione iniziale che si vedrà all'inizio della presentazione. Vediamo per 2 secondi. Chiaramente possiamo anche aggiungerci uno sfondo. Si seleziona, qui c'è lo sfondo. Con lo sfondo si aggiunge un colore magari un po' con gradiente, questo per esempio. Ecco che abbiamo inserito l'intestazione con lo sfondo. Possiamo anche aggiungere una intestazione a ciascuna foto, si seleziona, aggiunge un'intestazione, si fa aggiungere un sottotitolo, ci si clicca sopra, su questa foto, e questa chiamiamo per esempio foto 1, la selezioniamo, anche qui possiamo scegliere naturalmente il colore, scegliamo sempre il rosso, e poi sì. Seleziona e si sposta, per esempio, va in basso. Possiamo fare lo stesso anche per la foto 2. Aggiungiamo sottotitolo e si mettiamo sempre foto 2. Selezioniamo e scegliamo sempre il rosso. Quindi vedete, qui c'è questo strumento che la posizioniamo qua. Possiamo fare lo stesso anche per le altre foto. Naturalmente, ecco. Ci clicchiamo sopra con il sottotitolo foto 3. Selezioniamo, scegliamo il rosso, naturalmente possiamo scegliere anche un diverso font e poi lo spostiamo in basso. E questa è un'altra cosa che si può fare. Infine si può aggiungere anche una musica di sottofondo, si va su audio. Qui ci sono delle musiche gratuite di Canva che possiamo utilizzare, per esempio una canzone con l'ukulele, io la posso prendere e la posso spostare per esempio nella traccia musicale. E a questo punto io, se vado sul play, ascolterò anche questa traccia musicale di Canva. Ma possiamo anche aggiungere un sottofondo musicale nostro. Questo destro del mouse elimina traccia. Andiamo su caricamenti e in audio trasciniamo un file musicale. Carica file, musica. Si sceglie questa canzone qua e si carica, per esempio. Dopo che abbiamo caricato le canzoni che ci interessano dal computer, possiamo trascinare queste canzoni nella traccia, in sostanza, ecco fatto, e possiamo anche posizionarla. Come vedete qua, se si va su regola, si può aggiungere la traccia all'infinito, cioè fino a che non finisce, oppure si può fare in modo che duri soltanto quanto la presentazione stessa. In questo caso durerà soltanto quanto la presentazione. Possiamo anche postare dando effetti audio una risolvenza in entrata, esempio di 2 secondi, 1 secondo e mezzo, perché se non è 1 secondo basta. Risolvenza in uscita, sempre di 1 secondo. Possiamo anche andare qua sul volume e impostare il volume piuttosto basso. Ecco fatto. Adesso possiamo portare all'inizio l'indicatore di riproduzione e possiamo visualizzare la nostra presentazione. Qui adesso possiamo semplicemente anche scaricarla andando su condividi, copia link se vogliamo copiare il link, ma in questo caso si va su scarica per scaricare naturalmente la nostra presentazione, si va su scarica, qui si sceglie il tipo di file, in questo caso si sceglie ovviamente video MP4, la qualità si lascia stare perché vedete c'è questo simbolo che significa che può essere impostata soltanto da chi ha una versione a pagamento, ovviamente tutte le pagine. E si può andare su scarica per scaricare questa presentazione che abbiamo creato con Canva senza grandi difficoltà. Qui ci sarà la codifica del video e alla fine, beh, come vedete, ci visualizzerà questa barra di avanzamento. Alla fine troveremo sul nostro computer nella cartella download questo video che potremo riprodurre per visualizzare appunto la nostra presentazione. Prima di concludere, vediamo come
applicare delle animazioni alle immagini, animazioni che potrebbero essere assimilabili a delle transizioni. Si clicca per esempio su una foto, su questa, come vedete c'è animazione qua, ci si clicca sopra e qui sono tutte le animazioni, passandoci sopra con il mouse si vede anche che tipo di animazione c'è, questa semplice, elegante, divertente, festa, discoteca, come vedete si visualizza il movimento del testo, dissolvenza, scorrimento, respiro, per esempio, respiro interessante, vedete? Viene fatto un leggero zoom, un respiro, possiamo quindi applicare questa animazione a tutte le immagini, seleziona, respiro per esempio, oppure possiamo scegliere anche altre animazioni, come vedete c'è trascinamento, esagerate, rotola, neon, eccetera, eccetera, queste magari non sono adatte per questo tipo di presentazione, scegliamo respiro, ci si clicca sopra e in basso, per esempio, dopo che si è scelto un'animazione, come abbiamo visto, abbiamo scelto qui l'animazione respiro, ecco fatto, andiamo in basso e applichiamo a tutte le pagine la stessa animazione. Dopo averci cliccato sopra, animazione applicata a tutte le pagine, adesso noi se andiamo all'inizio e andiamo sulla risoluzione, visualizzeremo lo stesso effetto di leggero zoom su tutte le immagini. Abbiamo quindi creato una presentazione di foto con degli effetti, con della musica, con dei testi, con Canva. L'ho già fatto vedere come si fa a esportarla e questo è veramente tutto. Alla prossima volta.